Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Francesca, Francesca Magnani, e insieme a voi cercherò di leggere il 14° canto del Paradiso per aiutarvi poi a farne una recitazione, una lettura, quando saremo a maggio tutti insieme sul palco, un canto alla volta. Noi arriviamo un po' verso il fondo. Come faremo? Durante questo video io cercherò di leggere, cercherò, non sono un'attrice, ma cercherò di dare la giusta recitazione, la giusta lettura del canto e poi ogni tanto mi fermerò per darvi una spiegazione di quello che sta succedendo, perché il linguaggio di Dante non è sempre facile da comprendere, quindi io farò una sorta di traduzione in modo che sia più comprensibile e quindi quando poi leggiamo diventa ancora più facile sapere come leggere. Ok? Allora, voi dovreste avere il testo, la vostra insegnante vi dovrebbe aver distribuito, dato, mandato, visto che siamo io adesso immagino che siate ancora in DAD, speriamo di vederci presto anche dal vivo, però intanto voi seguite il testo che vi è stato dato dagli insegnanti e poi io ogni tanto mi fermo così voi potete prendere qualche annotazione. Vi faccio un po' di introduzione. Cosa succede in questo canto? Allora, intanto cerchiamo di capire. Dante fa tutto un percorso a partire dall'inferno, poi va in purgatorio e poi adesso è in paradiso, finalmente, perché deve arrivare fino a Dio, cercando di capire come è organizzato tutto il mondo ultraterreno. In questo caso, in particolare, lui ovviamente è accompagnato da Beatrice, che è il suo amore, è la sua amata, e Beatrice incarna proprio l'amore divino. Quindi attraverso gli occhi di Beatrice, che diventeranno, lo vedremo in questo canto, sempre più sfolgoranti, sempre più belli, lui impara a percepire la bellezza di Dio. Quindi si avvicina a Dio tramite anche Beatrice. In particolare, noi ci troviamo insieme a Dante, nel quarto cielo, il cielo del sole. Allora, voi dovreste avere ricevuto anche un'immagine in cui è un po' spiegato come è organizzato il paradiso. Voi vedete la terra, l'inferno, c'è il purgatorio e attorno alla terra ci sono i vari cieli. Quindi sono disposti in maniera concentrica, da quello più vicino alla Terra fino a quello più largo. In questo caso noi siamo nel quarto cielo, quello che viene chiamato il cielo del Sole, e Beatrice guida Dante nell'ascesa, quindi nell'andare sempre più nel cielo più lontano dalla Terra, fino ad incontrare appunto Dio, quindi nell'Empireo. In questo caso, in realtà, il canto è un passaggio tra il quarto e il quinto cerchio, il quinto cielo, pardon, non il cerchio, i cerchi sono nell'inferno. Quindi dal Sole poi passiamo a Marte. Nel quarto cielo, sono presenti gli spiriti sapienti, quindi tutti coloro che hanno quindi la capacità di comprendere le cose e sono saggi e sono disposte, tutte queste anime che Dante incontra insieme a Beatrice, sono disposte in due cerchi, anche tra di loro, sono in due corone concentriche. Come farvi capire? Facciamo un disegno molto semplice. Dante è il puntino al centro, non sono una grande disegnatrice, però Dante è il puntino, Dante e Beatrice sono il puntino qui nel centro e attorno a loro volteggiano questi due cerchi, queste due corone di anime. Poi incontreremo quando Dante e Beatrice salgono al quinto cielo, quello di Marte, scusatemi. Incontreranno gli spiriti militanti, gli spiriti combattenti per la fede, coloro che si sono battuti per la loro fede. E questi invece di formare due croci si disporranno in una sorta di croce. Invece di disporsi, scusate, in due corone concentriche, si disporranno a forma di croce.
Allora, proviamo a leggere e cerchiamo di capire che cosa succede dalle parole di Dante. Dal centro al cerchio, e sì, dal cerchio al centro, muovesi l'acqua in un ritondo vaso, secondo che percosso fuori o dentro, nella mia mente fè subito caso questo, che io dico, sì come si tacque la gloriosa vita di Tommaso, per la similitudine che nacque del suo parlar e di quel di Beatrice, a cui si cominciar dopo lui piacque. Ci fermiamo un attimo. Cosa dice Dante? Partiamo con una similitudine. Dice, così come in un vaso rotondo, in un ritondo vaso, l'acqua si muove in cerchi concentrici dal bordo, dal cerchio, dal bordo al centro e dal centro al bordo. Avete presente? Se io in un vaso rotondo picchio, tocco sul bordo del vaso, l'acqua comincerà a fare delle onde che partono dall'esterno e vanno verso l'interno. Oppure, se io faccio cadere qualche cosa al centro dell'acqua, le onde si formeranno dal centro verso l'esterno. Sono sempre onde, però hanno delle direzioni diverse. Allora, questo fenomeno di cui parlo, dice Dante, mi venne improvvisamente in mente, quindi capisce, cerca di fare questa similitudine, non appena tacque l'anima santa di Tommaso, perché nel canto precedente stava parlando Tommaso, e a causa di questa similitudine si instaurò fra le sue parole e quella di Beatrice, tramite la similitudine che aveva raccontato, che aveva utilizzato Tommaso, quindi a Beatrice piacque cominciare a parlare subito dopo di lui, come se non ci fosse soluzione. Quindi è come se, immaginate, i cerchi dell'acqua facessero così. Trrr, trrr. Quindi arriva verso il centro e poi Beatrice, queste le parole di Tommaso, e Beatrice continua a parlare facendo sempre le stesse onde, ma da un altro punto di vista. Spero di essere stata chiara. Sentiamo le parole di Beatrice e dice: a costui fa mestieri e non vi dice, né con la voce né pensando ancora, d'un altro vero andar alla radice. Diteli se la luce onde si infiora a vostra sostanza, rimarrà con voi eternalmente, sì come ella è ora. E se rimane, dite come, poi che sarete visibili rifatti, esser porrà coral vedere non vi noi. Beatrice dice a Tommaso: a costui, a Dante, è necessario andare alla radice di un'altra verità. Fa mestieri, gli serve andare alla radice di un'altra verità, ma non ve lo confessa, e non vi dice né con la voce né pensando ancora, cioè quindi non ve lo dice né a parole, ma non ci sta ancora pensando, non ce l'ha neanche ancora in testa. Ditegli, perché io Beatrice sento che Dante sta per avere questo dubbio, se la luce di cui voi vi adornate, di cui la vostra sostanza si adorna, si infiora, quindi si mette addosso, rimarrà con voi eternamente così come è adesso. Cioè, questa luce che noi vediamo attorno a queste anime rimarrà così anche dopo? Rimarrà così in eterno? E se rimarrà così, dite come questa non recherà molestia agli occhi una volta che sarete rifatti visibili di carne. Beatrice dice: Tommaso, di a Dante, che è essere umano e che certe cose non le può capire, se questa luce rimarrà sempre con voi, e quando ci sarà il giudizio universale per cui le anime si ricongiungeranno con i corpi, infatti dice alla fine: una volta che sarete rifatti visibili di carne,
e voi sarete visibili rifatti, se questa luce che rimarrà sempre con voi vi possa dare eventualmente noia agli occhi, perché a quel punto sarete di nuovo umani in qualche modo, Avrete ancora la carne. Come da più letizia pinti e tratti, alla fiata coi che vanno a rota levan la voce e rallegran gli atti, così all'orazion pronta e divota li santi cerchi mostrar nova gioia nel torneare e nella mira nota. Allora, qui Dante adesso spiega cosa succede. Dice: come talvolta alla fiata significa talvolta, coloro che danzano in tondo vanno a rota, sospinti e trascinati da maggiore letizia, sempre più gioia, innalzano, levan la voce, quindi alzano il volume della voce nel canto e danzano in modo sempre più gioioso, così al suono della pronta e devota domanda di Beatrice, le corone, quindi delle anime che volteggiano attorno a loro, degli spiriti beati, dimostrarono una accrescita, una nuova gioia, gioia, nel girare più velocemente, torneare, e nel canto. Quindi la domanda che ha appena fatto Beatrice fa muovere ancor più gioiosamente le anime che danzano sopra di loro e li fa cantare. Torniamo a leggere. Qual si lamenta perché qui si moia per viver colà su, non vide quive lo refrigerio dell'eterna ploia. Cosa vorrà dire? Colui che si lamenta del fatto che in terra, qui, si debba morire per passare alla vita in cielo, colassù, non ha certo visto il refrigerio dell'eterna pioggia di grazia. Cioè, Dante dice: se qualcuno ha paura di morire, probabilmente perché non si immagina di quanta bellezza ci possa essere quassù. Quindi non abbiate timore, non abbiate paura, perché qui ci sarà questo splendido canto di anime, di questa gioia che io vedo, che io posso vedere. Quell'uno e due e tre che sempre vive e regna, sempre in tre, in due e uno, non circunscritto e tutto circumscrive, tre volte era cantato da ciascuno di quegli spiriti con tal melodia che ad ogni emerto saria giusto muno. Colui che è uno e due e tre, e che sempre vive e regna, sempre in tre e in due e in uno, non è e non è circoscritto e circoscrive però tutto, in questa frase, in questa terzina, scusate, Dante dice quello che noi potremmo dire, colui che è una metafora, no? Per dire Dio, che è uno e trino. Quindi che è insieme di uno e di tre spiriti, di tre entità, e vive dappertutto e tutto unisce, però lui non è identificabile con niente, quindi non può essere circoscritto, non ha una definizione, però è dovunque. Era cantato tre volte. Il numero tre per la Divina Commedia di Dante è il numero, possiamo dire, magico, nel senso che ci sono tre cantiche, ci sono 33 canti per ogni cantica. Quindi fatevi spiegare dalla vostra professoressa quanto è importante il numero tre nella Divina Commedia. Quindi questa spiegazione è importantissima, no? Per Dante, in cui spiega che Dio era nelle parole, nella voce delle anime che cantavano così allegramente sopra di loro. Dice: questo colui, quindi, che era cantato, e uno, due, tre, era cantato tre volte da ciascuno di quegli spiriti con una tale melodia che ascoltarla basterebbe come adeguata ricompensa per qualsiasi merito. Quindi, della serie, se tutti potessero vedere, sapere,
quanto è bello ascoltare queste melodie qua in paradiso, non avremmo bisogno, non avremmo paura di morire, anzi desidereremmo arrivarci perché è uno spettacolo incredibile che non riesco a descrivere. E io udii nella luce più dia del minor cerchio una voce modesta, forse qual fu dell'angelo a Maria, risponder: quanto fia lunga la festa di paradiso, tanto il nostro amore si reggerà di torno cotal vesta. La sua chiarezza seguita l'ardore, l'ardor la visione, e quella è tanta quanta di grazia sovra suo valore. Allora, e io udii nella luce più fulgida, più grande, della prima corona, quella più stretta, una voce moderata, modesta, fievole, forse come fu quella dell'arcangelo Gabriele, nei confronti di Maria quando diede l'annuncio che Maria era incinta di quello che sarebbe poi diventato Gesù Cristo. E sentì quindi questa voce rispondere: fino a quando durerà, fino a quando fia lunga, fino a quando durerà la beatitudine, quindi questa festa del paradiso, la carità irradierà intorno a noi questa veste. Quindi la carità, la gioia illuminerà queste nostre vesti e quindi saremo sempre luminose. La luminosità, non mi ricordo se l'ho letto, adesso la rileggo. La sua chiarezza seguita l'ardore, sì, l'avevo letto. Quindi la luminosità di questa veste consegue proporzionalmente l'ardore dell'amore, cioè quindi la luminosità, la chiarezza, la luce, la luminescenza che noi abbiamo è proporzionale all'ardore, alla forza dell'amore. E l'ardore, e quindi questa forza alla visione, e questa è tanto maggiore quanto concede la grazia divina, al di là del merito acquisito. Quindi, come dire, noi abbiamo più luminosità a seconda di quanto, siamo nelle grazie di Dio, quanto più vicino anche ci siamo a Lui. Come la carne gloriosa e santa fia rivestita, la nostra persona più grata fia per essere tutta quanta, perché s'accrescerà ciò che ne dona di gratuito lume il sommo bene, lume che a lui veder ne condiziona. Onde la vision crescer convene, crescer l'ardor che di quella s'accende, crescer lo raggio che da esso vene. Qui continua quest'anima a parlare, quest'anima è l'anima di Salomone, del re Salomone, che spiega queste cose a Dante e dice: quando la nostra persona sarà rivestita dal corpo, quindi quando succederà che saremo ricongiunti al nostro corpo durante il giudizio universale, e questo corpo sarà glorificato e santificato, questa sarà maggiormente grata a Dio, quindi vicina a Dio, proprio per essere stata ricongiunta, quindi saremo finalmente completi. E grazie a questa perfezione aumenterà in noi anche la grazia illuminante che ci dona il sommo bene, che ci dona Dio. Quindi questa grazia illuminante, questo lume che ci mette in condizione di vedere Dio. Quindi quando finalmente potremo essere ricongiunti al nostro corpo, riusciremo ad essere luminosi perché più vicini a Lui e riusciremo anche a vederlo. Per questo motivo,
onde la visione crescere convene. Per questo motivo deve crescere la visione di Dio e crescere anche l'ardore che a causa di quella si accende. L'ardore, quindi la motivazione, la forza che con quella si accende. Deve crescere la luminosità che da esso proviene. Ma sì, come carbon che fiamma rende e per vivo candor quella soverchia, sì che la sua parvenza si difende, così questo folgor che già ne cerchia fia vinto in apparenza dalla carne che tutto dì la terra ricoperchia, ne potrà tanta luce affaticarne che gli organi del corpo saranno forti a tutto ciò che potrà dilettarne. E Salomone conclude dicendo: ma come il carbone che produce la fiamma e questa supera soverchia per viva incandescenza, tanto che il suo aspetto non si lascia nascondere, quindi dice così come insomma alla fine anche il carbone, nonostante ci sia tutto questo, ci sia il fuoco attorno al tizzone, che ovviamente con la sua luminosità soverchia tutto, però il tizzone noi lo riusciamo a vedere, ok? E quindi non si lascia nascondere, si difende. Così questo splendore che già ci cinge, che già ci ricopre, sarà vinto nell'aspetto, quindi nell'apparenza, dalla carne che oggi tutto il giorno la terra ricopre. Quindi saremo il corpo riuscirà a combattere in qualche modo un po' questa luminescenza e quindi si riuscirà a vedere al di là della luce anche il corpo, quello che adesso in questo momento è sottoterra. E tanta luce non ci potrà affaticare, dal momento che gli organi del corpo saranno abbastanza forti per sostenere ogni cosa che potrà beatificarci, perché comunque quando saremo ricongiunti saremo così forti che avremo delle capacità in più, quindi questa luce così forte non ci darà fastidio, il nostro corpo sarà forte abbastanza per superare questo fastidio. Tanto mi parver subiti e accorti e l'uno e l'altro coro a dicer amne che ben mostraron disio di corpi morti. Forse non pur per lor, ma per le mamme, per li padri e per gli altri che fuor cari, anzi che fosser sempiterne fiamme. E qui Dante dice: tanto questo coro e l'altro mi parvero subito pronti, quindi tutte le anime di questi due cerchi, di queste due corone, mi parvero pronti, subiti e tempestivi a dire Amen, che chiaramente mostrarono il loro desiderio dei propri corpi morti, quindi tutte le anime in paradiso hanno desiderio di potersi ricongiungere ai loro corpi mortali, perché in questo modo saranno appunto completi e saranno vicini a Dio. E questo loro, però, dice Dante, non lo fanno forse solamente per se stessi, ma anche per le madri, per i padri e per gli altri che furono cari a loro, prima che diventassero delle luci eterne, fiamme sempiterne. E qui comincia un'altra parte del canto in cui arrivano delle altre anime che stanno arrivando. Vediamo come le descrive Dante. Ed ecco intorno, di chiarezza pari, nascere un lustro sopra quel che v'era per guisa d'orizzonte che rischiari. E sì, come al salir di prima sera cominciano per lo ciel nove parvenze, sì che la vista pare e non parvera, parvemi lì novelle sussistenze cominciare a vedere e fare un giro di fuor dalle altre due circonferenze. Allora, Dante dice: ed ecco
sorgere intorno. In aggiunta a quella che c'era, a quella che c'è già, quindi di pari luminosità, una luce diffusa, come l'alba, come l'orizzonte che si rischiara. Quindi stanno arrivando da lontano delle altre anime, quindi delle nuove luci, e questa luminosità si aggiunge a quella che c'è già, e quindi è come quando all'orizzonte cominciano a vedersi un po' delle luci, delle nuove stelle. E come al sopravvenire della prima oscurità serale compaiono nel cielo nuove luci, nuove parvenze, tali sì che il loro aspetto appare reale e non reale. Quindi lui fa queste due similitudini, dice: sembra quasi che l'orizzonte si rischiari, però è quasi come quando la sera, al calare del sole, compaiono nel cielo delle piccole luci, le prime stelle, però ancora noi non siamo ben sicuri perché c'è ancora un po' di luce, quindi non siamo sicuri di vederle bene, quindi sembrano reali ma non lo sono, siamo ancora un po' dubbiosi. Così mi parve di cominciare, parvemi lì, novelle sussistenze, mi parve di cominciare a vedere delle nuove anime, sussistenze, disporsi in cerchio, fare un giro all'esterno delle altre due corone. Quindi arrivano queste altre anime e si dispongono attorno a quelle che Dante vede già. Overo sfavillar dello santo spiro, come si fece subito e candente agli occhi miei che, vinti, non soffriro. O vero splendente sfavillar spirito santo, come esso apparve all'improvviso e incandescente, così che gli occhi miei vinti non lo sopportarono, quindi non riuscivo, era così forte quella luce improvvisamente che non riuscivo a guardare. Ma Beatrice, sì bella e ridente, mi si mostrò che tra quelle vedute si vuol lasciar che non seguir la mente. Qui Dante si rende conto che queste anime nuove che lui sta vedendo e questa luce ancora più fulgida, più forte che vede, che lo acceca, riguardano però anche un cambiamento in Beatrice. Quindi Beatrice mi si mostrò così bella e sorridente, che tale immagine fra quelle visioni paradisiache, la mia mente, deve lasciare il posto, piuttosto che ricordare. Cioè, è inutile che io cerchi di ricordare, perché non riesco a trasmettere quanta bellezza ci fosse in quel momento. Era qualcosa di spettacolare. Questa bellezza che Dante vede in Beatrice, che aumenta sempre di più, è il segnale che stanno salendo ad un cielo superiore, quello appunto dal Sole, vanno al cielo di Marte. E quindi, se non lo sapete, ve lo dico brevemente io, ogni volta che si sale di un cielo, Beatrice aumenta la sua bellezza e lo splendore e la luce che lei emana. E Dante ovviamente rimane sempre più rapito dalla bellezza della sua amata, ma questo è un amore che lo fa avvicinare a Dio, quindi lui ne è folgorato e ne è ammaliato. E diventa sempre più complicato per Dante cercare di descrivere quello che sta vedendo, perché mentre nell'inferno era tutto alla sua portata, perché lo riusciva a vedere, lo riusciva a comprendere, lo riusciva a sentire, qui siamo nel paradiso ed è tutto metafisico, quindi lui fa veramente fatica a comprendere quello che sta succedendo. Per fortuna c'è Beatrice che gli fa da tramite. Proviamo a continuare a leggere. Quindi riprese negli occhi miei virtute a rilevarsi e vidimi traslato sol con mia donna in più alta salute. Ben m'accorsi io
ch'io era più elevato per l'affocato riso della stella che mi parea più roggio che l'usato. Con tutto il core, con quella favella che una in tutti, ad io fece olocausto, qual conviene sì alla grazia novella. Dalla vista di Beatrice, quindi, dopo questa cosa, quindi gli occhi miei ripresero forza, quindi dopo aver visto Beatrice così, che diventa così bella, si sta trasformando sempre di più. Anche i miei occhi comunque riprendono forza, come se si fossero un po' abituati anche a quella luce, ma semplicemente perché anche lui sta viaggiando e sta salendo verso Dio, e quindi presero forza per risollevarsi e mi vidi e vidi me stesso trasportato, traslato, solo con la mia donna in un grado più alto di beatitudine, quindi descrive che va nel cielo superiore. Mi accorsi chiaramente, ben m'accorsi, mi accorsi bene, che mi ero sollevato più in alto in ragione del rosseggiante splendore della stella che mi appariva più rosso del solito. Allora, Marte è il pianeta rosso, quindi la luce che adesso risplenderà per tutto il resto del canto e che lui cerca di descrivere, che Dante cerca di descrivere, tende al rosso. Quindi noi passiamo da una luce sfolgorante, più chiara, a una luce molto infuocata. Con tutto il cuore e con quella lingua che è comune in tutti, diciamo, offrii tutto me stesso, feci olocausto, quindi offrii tutto me stesso completamente a Dio, così come si conviene in risposta alla nuova grazia. Quindi Dante usa queste parole per dire, parole anche molto forti, per dire che capisce di fare un ulteriore passaggio verso Dio e si offre completamente a Lui, quindi si abbandona a questa risalita. Allora, scusate che allargo un po' il testo perché sono un po' accecata e faccio un po' fatica a leggere. E non era anco del mio petto esausto l'ardor del sacrificio ch'io conobbi e solitare stato accetto e fausto. Che con tanto lucore, tanto robbi, m'apparve lo splendor dentro ad oraggi, ch'io disse, o Helios che si li addobbi. E non si era ancora esaurito nel cuore, nel petto, l'ardore del sacrificio che io stavo facendo, che io seppi come questa offerta, questo esso litare, fosse stata accettata ed efficace, dal momento che con tanta luminosità, il lucore, la luminosità, il rossore, e tanto robbi, il rossore, m'apparvero le anime splendenti, quindi mi accorsi insomma del fatto che questo mio sacrificio, questo mio completo abbandono mi portava sempre più in alto, quando queste appunto queste anime mi apparvero splendenti in due liste luminose, in due raggi luminosi, che io dissi, o Dio, Helios in questo caso, che così le rivesti. Che meraviglia che le stai rivestendo in questo modo. Ripeto, Dante è sempre più ammaliato da quello che vede e fa fatica a volte anche a descrivercelo e ringrazia Dio per quello che sta potendo, che riesce a vedere, che riesce in qualche modo a testimoniarci tramite la Divina Commedia anche. Come distinta da minore e maggi lumi biancheggia tra il poli del mondo galassia, sì che fa dubbiar ben saggi. Sì costellati faceo nel profondo Marte quei raggi il venerabil segno che fan giunture di quadranti in tondo. Scusate, non l'ho proprio letto benissimo. Dante dice, come la Via Lattea si distende candida fra l'uno e l'altro polo celeste,
punteggiato da luci, come distinta da minori e maggi lumi biancheggia tra il poli del mondo galassia, quindi la Via Lattea. Nella stessa maniera, in maniera tale, scusate, da far dubitare anche le persone più sapienti, più sagge della sua origine, perché ricopre tutto quello che noi vediamo nel cielo stellato, così quelle liste luminose, quei raggi che io vedevo, allo stesso modo costellate di anime, facevano nel profondo del cielo di Marte il venerabile segno che costruiscono in un cerchio le congiunzioni dei quadranti. Praticamente si sono disposte a croce. Quindi provate a pensare il cerchio, cosa che divide in quadranti un cerchio? Una croce. Qui vince la memoria mia l'ingegno, che quella croce lampeggiava Cristo, sì ch'io non so trovare esempio degno. Ma chi prende sua croce e segue Cristo, ancor mi scuserà di quel ch'io lasso, vedendo in quell'albor balenar Cristo. Qui la parola Cristo torna ben 3 volte in 6 versi, perché Dante dice proprio non... La memoria vince il mio ingegno, quindi non riuscivo a capire, e quindi mi lascio guidare solamente dalla mia memoria, da quello che ho potuto vedere. Dal momento che Cristo faceva risplendere, quindi la parola di Cristo tramite la croce, lui dice Cristo faceva risplendere, lampeggiava quella croce, tanto da che non riesco a trovarne un paragone adeguato, non ce la faccio a descriverlo, e quindi ho bisogno di usare 3 volte, torna il 3, ho bisogno di usare 3 volte il nome di Cristo perché non ho altro strumento. Ma chi prende la propria croce e segue Cristo mi scuserà di ciò che io taccio, che io taccio, il giorno che vedrà in quella luminosità sfolgorare Cristo. Quindi, scusatemi se non riesco a descrivere bene, ma nel momento in cui la gente morirà, le persone moriranno e seguiranno la via di Cristo, capiranno anche quello che non riesco a descrivere. Vado avanti, eh? Di corno in corno e tra la cima e il basso si muovien lumi, scintillando forte nel congiungersi insieme e nel trapasso. Così si veggion qui dritte e torte, veloci e tarde, rinnovando vista, le minuzie di corpi lunghe e corte, muoversi per lo raggio, onde si lista, talvolta l'ombra che, per sua difesa, a gente con ingegno e arte acquista. Cosa ci dice qua Dante? Dice di corno in corno, sarebbe da braccio a braccio, orizzontali, quindi da una parte fino all'altra, e tra la cima e il basso, quindi tra l'altro e il basso, si muovevano queste luci, che sono le anime, risplendendo, scintillando intensamente, quando si incontravano e quando si oltrepassavano. Quindi era una continua danza in cui le anime si muovevano, e quando si incontravano rilucevano ancora di più. Allo stesso modo si vedono in terra, quindi lui cerca di spiegare a noi poveri mortali che cosa è riuscito a vedere, dice queste anime si muovevano e scintillavano in un certo modo come quando qui noi in terra vediamo le particelle di pulviscolo atmosferico con tragitti dritti o storti, veloci o lenti, lunghi o corte, mutando aspetto, muoversi nel raggio di sole da cui è tagliata a volte l'ombra che la gente ottiene con ingegno e tecnica. Dante usa questa similitudine, quindi dice quelle anime si muovevano in questi bracci di luce, così come noi quando c'è un raggio di sole che entra dalla finestra, vediamo il pulviscolo che si muove all'interno di quel raggio luminoso con varie traiettorie, alcune più lente, alcune più veloci, alcune dritte, alcune storte. Però questa è la similitudine per cercare di farci capire. E come giga e arpa in tembra
in tempra tesa di molte corde, fa dolce tintinno a tal da cui la nota non è intesa, così da lumi che il mi appariranno s'accogliea per la croce una melode che mi rapiva senza intender l'inno. Questo è il canto, è uno dei canti, se non addirittura il canto più denso di similitudini di tutta la Divina Commedia, proprio per dare l'idea di quanto Dante faccia fatica a descrivere quello che sta vedendo, per quanta bellezza vede, di quanto è pieno la sua vista. E dice: e come la giga e l'arpa, grazie alla temperata tensione di molte corde, come questi strumenti producono un suono che è dolce anche per chi non intende la nota nei suoi singoli suoni, anche per i non esperti, così da quelle luci che mi apparvero si diffondeva, si s'accoglieva lungo la croce una melodia che mi rapiva pur senza intendere le parole dell'inno. Quindi, oltre a guardarli, io li sento anche, sento che stanno cantando un inno, una melodia meravigliosa. Non riesco a cogliere esattamente quello che dicono, però sono rapito dalla bellezza del suono che io sento. Ben m'accorsi io ch'elli era d'alte lode, però ch'a me venia risurgi e vinci, come a colui che non intende e ode. Mi accorsi, quindi, dice chiaramente, che era una lode solenne a Dio, perché mi giungevano le parole risorgi e vinci, però ch'a me venia risurgi e vinci. Perché mi arrivavano queste parole, erano le uniche che riuscivo a sentire, così come accade a colui che sente in generale, ma non riesce a sentire chiaramente, distinguere chiaramente le parole. Siamo arrivati alla fine del canto e Dante ci dice una cosa importante. Dice: io mi innamorava tanto quinci che infino a lì non fu alcuna cosa che mi legasse con si dolci vinci. Forse la mia parola par troppo osa, posponendo il piacer degli occhi belli nei quai mirando mio disio a posa. Ma chi s'avvede che li vivi suggelli d'ogni bellezza più fanno più suso, e ch'io non m'era li rivolto a quelli, e scusar puommi di quel ch'io m'accuso, per escusarmi e vedermi dir vero che il piacer santo non è qui dischiuso, perché si fa montando più sincero. Cosa succede? Dante finisce di descrivere il canto che suona dentro le sue orecchie da queste anime. Dice: da questo canto, quinci, traevo tanto amore che fino a quel punto non vi era stata alcuna cosa, fino a quel momento non c'era stato niente che mi avesse legato con catene tanto dolci. Io ero ammaliato da quel canto, non riuscivo a smettere di ascoltarlo e non c'era mai stato niente di altrettanto dolce e suadente fino a quel momento. E qui ecco la parte importante. Lui dice: si scusa con il suo lettore. Perché? Perché fino a quel momento tutte le cose belle che lui ha sempre visto e ha descritto in tutti i suoi passaggi erano legati a Beatrice. Beatrice era il sommo punto luminoso di ogni bellezza. Quindi Dante si scusa perché dice: c'è qualcosa di più bello di Beatrice. E dice: forse la mia parola, quello che si sto dicendo, è troppo ardito, osa troppo dire queste cose, dal momento che pospongo, quindi metto dopo a quella melodia, il piacere degli occhi di Beatrice. Cioè, in questo caso, nella classifica, nella mia top 5, prima c'era sempre stato Beatrice, adesso invece vengono
queste melodie che sento da queste anime. Guardando negli occhi di Beatrice, ogni mio desiderio si è sempre appagato, quindi mi devo scusare di questa cosa. Ma chi si rende conto che gli occhi di Beatrice, crescono, quali sono rappresentazioni di intensa bellezza, vivi suggelli d'ogni bellezza. Questi occhi crescono in virtù e quindi mano a mano che si sale, e che io nel cielo di Marte non mi ero ancora rivolto ad essi. Quindi lui dice: nella mia top 10, nella mia classifica, la melodia è andata sopra agli occhi di Beatrice. Però dovete rendervi conto che io ancora non avevo guardato Beatrice. Dopo che eravamo saliti e abbiamo incontrato queste anime, io dopo non ho più guardato Beatrice. E siccome voi sapete che gli occhi di Beatrice diventano sempre più belli man mano che crescono, che ci avviciniamo a Dio, e siccome non li ho ancora guardati, probabilmente non mi sono ancora resa conto che in realtà anche loro sono ancora più belli di quanto erano prima, e quindi ritorneranno in cima alla classifica. Quindi, chi si rende conto di questa cosa, di questo passaggio, può scusarmi di ciò di cui mi accuso per giustificarmi, e può comprendere che io dico la verità. Dal momento che la bellezza divina di Beatrice non è esclusa da questo discorso, semplicemente non l'ho ancora ammirata, perché si manifesta anch'essa salendo lungo i cieli più pura e perfetta. Man mano che saliamo, lei diventa sempre più pura e più perfetta. Quindi non metto in discussione che lei sarà, appena mi volterò, la cosa più bella che io abbia mai visto. Ragazzi, con queste parole, si conclude la lettura del 14° canto del Paradiso. Spero di vedervi presto per cominciare a decidere chi reciterà quale brano di questo canto meraviglioso. A presto, ciao a tutti!